Ed eccoci sulle fonti TV con il nostro appuntamento speciale, le fonti Instant Focus, l'evento quando vogliamo non solo approfondire dei temi, ma proprio farlo in modo più corale, per così dire, con il coinvolgimento anche di tutti voi e per questo siamo sia in onda sul nostro canale principale, ma anche su tutte le nostre piattaforme social, quindi in simultanea, un po' come fa il Presidente della Repubblica con il saluto di fine anno. Adesso scherzi a parte, a reti unificate appunto, scherzi a parte, è importante perché l'argomento di oggi riguarda proprio il nuovo governo. Ci siamo, un titolo molto generico perché ovviamente sono ore cruciali, quelle dedicate alle consultazioni. Vado subito sul sito dell'ANSA, come vedete, è andato a colloquio da Mattarella il nuovo presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha definito il dialogo con il capo dello Stato un colloquio cordiale. Naturalmente ora tocca al presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Da domani interverranno invece i partiti e inizieranno proprio quelli di centrodestra. Probabilmente nella giornata di domani, in serata, verrà conferito l'incarico alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che come probabilmente sapete da prassi può accettare con riserva oppure accettare senza riserva, quindi con consapevolezza del mandato che le viene affidato e che le verrà affidato. Però ci sono ancora delle questioni, a mio parere, da analizzare. Intanto siamo sul sito dell'ANSA, io saluto il direttore ANSA Luigi Contu che è con noi per questa parte di diretta. Luigi, è un piacere ritrovarti, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi, è un piacere anche per me, eccoci qui. Allora, alla domanda che vediamo in sovraimpressione, ci siamo? Che cosa risponderesti? Sì, ni, ci sono ancora dei punti da chiarire, anche se sembra quasi fatta, insomma. Beh, diciamo di sì, ci siamo, nel senso che nel momento in cui iniziano le consultazioni si apre il sipario veramente sulla nascita del governo, poi naturalmente ci sono dei passaggi da affrontare, soprattutto politici, no? Perché abbiamo visto in questi giorni quanto sia accidentato il cammino della coalizione che ha vinto le elezioni, quindi però ci siamo, perché a questo punto Mattarella ascolterà le forze politiche si sono già espresse, diranno quelle della maggioranza al presidente che vogliono, che vorrebbero Giorgia Meloni incaricata di fare il governo e chiaramente Mattarella ne prenderà atto come prevede il cammino costituzionale. Certo, diciamo, sembra passato molto tempo dal 25 settembre perché sono state giornate intensissime e Giorgia Meloni ancora deve cominciare, ma il suo cammino si è riempito di ostacoli che forse nessuno di noi poteva prevedere. Hai ragione, 25 settembre sembra lontanissimo, effettivamente si parlava proprio del 20 ottobre come data d'inizio di tutto, cioè delle consultazioni e fin da allora, no, sembrava, ma come ancora un mese, soprattutto perché ci sono delle emergenze, delle urgenze non indifferenti. Poi tra poco faremo questo collegamento, fino a ieri il governo Draghi ha lavorato, ieri Draghi ha salutato, insomma, tutti, ha ringraziato per i 20 mesi in cui è stato a capo di Palazzo Chigi, quindi di fatto, insomma, effettivamente le emergenze sono state portate avanti, però adesso il momento è significativo perché il passaggio di consegne non è solo il passaggio di consegne formale con la campanellina, per intenderci, ma per usare, insomma, un momento un po' più colorito, ma proprio un passaggio di consegne che rischia, a tuo parere, di fermare quello che Draghi comunque è riuscito a fare fino all'ultimo momento? Ma forse mai come questa volta il passaggio di consegne è davvero un passaggio delicatissimo, nel senso che non ne abbiamo visti tanti nella storia, però non ci eravamo mai trovati con una pandemia, una guerra, un'inflazione, una crisi energetica. Quindi è chiaramente un passaggio molto delicato. Dobbiamo, come dire, essere contenti che il governo Draghi fino all'ultimo giorno abbia lavorato e abbia lasciato, diciamo, dei conti in ordine, cercando di recuperare risorse per fare fronte a una prima tranche di aiuti per le aziende, per le famiglie, per quanto riguarda appunto la crisi energetica e il costo dell'energia. E adesso tocca al nuovo governo, toccherà al nuovo governo, è per questo che Giorgia Meloni vorrebbe, avrebbe voluto e vorrà avere una squadra all'altezza, una squadra competente che sia in grado di prendere subito in mano questi dossier, perché molti di questi dossier, quelli del PNRR, ma anche quelli degli aiuti, abbiamo visto il decreto varato recentemente, devono essere portati avanti in un quadro di numeri, nel senso che poi i numeri, i conti del bilancio sono quelli e quindi il governo prossimo dovrà fare subito un'analisi della situazione e fare delle scelte perché sicuramente
non riuscirà a portare avanti tutto quello che si è detto in campagna elettorale, considerando le spese che sono già impegnate per dei provvedimenti che dovranno essere prorogati o riapprovati e le spese nuove che vorrà, come dire, inserire nella sua manovra di bilancio, nella sua politica economica per il Paese. Quindi è compito molto arduo e subito al lavoro. Quindi, più si farà in fretta il governo, io penso che settimana prossima avremo il voto di Camera e Senato, e poi Giorgia Meloni avrà le leve del comando insieme ai suoi ministri e vedremo come orienterà subito questa manovra che gli arriva addosso, no? In fondo, Eh sì, eh sì. soltanto Monti si trovò in una situazione del genere, dovette fare una manovra di corsa a novembre, e quindi è molto complicato. Eh sì, infatti non a caso non si vota mai in teoria in autunno proprio per questo. Infatti adesso andiamo a vedere quali sono le sfide principali e tra cui c'è anche la nuova manovra economica, ma ci arriviamo tra un po'. Tu giustamente hai parlato di quelli che saranno gli step successivi, almeno se le tempistiche saranno rispettate, martedì potrebbe esserci la fiducia delle Camere e poi da quel momento il governo entrerà effettivamente nel pieno delle sue funzioni. Ti chiedo, prima di andare così, anche se l'abbiamo già fatto, a elencare le sfide principali, come vedi la coalizione di maggioranza di centrodestra unita? Perché al di là dei, io non voglio parlare di gossip, voglio parlare di cose ovviamente molto serie, come fai tu tutti i giorni attraverso l'Ansa, ma anche tu individualmente, insomma, abbiamo già visto qualche, insomma, scricchiolio che forse anche nelle dinamiche normali, insomma, sono comunque tre forze politiche importanti, e seppur unite dagli stessi ideali, anche su certe questioni diverse, insomma, sono tre partiti. Berlusconi, insomma, che si è lasciato andare a parole non proprio edificanti, con Giorgia Meloni che se l'è presa, pare che adesso sia stata raggiunta un po' una tregua, ma insomma, l'unità la vedi o c'è qualcosa che dovrebbe già preoccuparci in questo? Allora, diciamo che è un discorso un po' su due piani. Io credo che ci sia una complessiva unità di programma, nel senso che poi, appunto, al di là di alcuni elementi su cui ci sono delle differenze e che si sono viste anche in campagna elettorale, penso alla, come dire, alla richiesta della Lega di sforare il bilancio piuttosto che altro, diciamo che però. Trovo una certa coerenza tra i tre partiti per quanto riguarda le ricette, poi chi vorrà tagliare più le tasse, chi meno, chi le pensioni, insomma, ci sono delle differenze a mio avviso abbastanza componibili. Quello che è più complicato invece è la ricerca di un nuovo equilibrio, perché queste elezioni sono state un cataclisma per la coalizione. L'hanno fatta vincere, ma ha vinto Giorgia Meloni a discapito dei suoi alleati, cioè non sono andati a prendere i voti degli altri. In qualche modo c'è stata una cannibalizzazione dei voti interni, quindi una perdita di peso, una perdita di leadership da parte di Berlusconi, della sua leadership storica, anche se già con Salvini aveva vissuto questo passaggio, diciamo così, abbastanza traumatico per una personalità come Berlusconi. E Sì. credo che poi quello che abbiamo visto sostanzialmente è questo: abbiamo visto che Berlusconi, ma anche Salvini, più Berlusconi, in questi giorni hanno voluto marcare la loro posizione, hanno voluto ribadire la loro forza all'interno della coalizione. Bisogna dire che tutte e due sono determinanti per la nascita del governo e quindi chiaramente tutte e due possono far pesare all'interno della coalizione questa condizione, ma allo stesso tempo per la prima volta da tanti anni non ci sono numericamente maggioranze alternative a questo governo. Vero. Quindi ieri Giorgia Meloni ha detto una frase, no? Ha detto: questo governo deve partire con una politica estera chiara, evidente, a costo di non fare il governo, perché lei sa che se questo governo non dovesse nascere, non ci saranno i balletti che abbiamo visto nella precedente legislatura con 5 Stelle e Salvini, 5 Stelle e PD, Draghi, Unità Nazionale. Probabilmente ci potrebbe essere un periodo di decantazione, ma poi nuove elezioni, e credo che questo avvantaggerebbe ancora di più Giorgia Meloni. Quindi lei sa di avere in mano il pallino e gli Eh altri certo, soffrono di questa è condizione. stata molto molto chiara e netta sul rapporto con l'Unione Europea, la NATO ha detto, insomma, chi non accetta questa cosa non può far parte del governo, e appunto quello che hai detto tu, o ci sono delle regole ben precise, il governo non nasce.
Forse a qualcuno sembrerà un po' bizzarro che io associ e metta a confronto queste due figure, cioè Giorgia Meloni e l'ex premier Mario Draghi, ma è un po' quello che aveva detto lo stesso Draghi, cioè dice io non devo governare per forza, lo farò se ci sarà sempre un'unità di intenti e se quello che vorremmo fare tutti quanti sarà fatto per il bene del paese. Ripeto, sono due figure indubbiamente diverse, però mi sembra che l'inizio, quantomeno a parole, sia simile. Non so Allora, se sei sì, d'accordo. molto d'accordo, le figure sono diverse, ma poi quando si vincono le elezioni e si comincia a entrare nell'ottica di dover governare un paese che è pieno di contraddizioni, è pieno di, ha un peso, un fardello di debito pubblico gigantesco, ha delle relazioni con l'Europa che sono vitali per la sopravvivenza del paese e per lo sviluppo del paese, le prospettive cambiano, quindi chi arriva nella stanza dei bottoni, che sia Giorgia Meloni o che siano altri, come è successo anche con i 5 Stelle, deve prendere atto di una realtà. Poi i sogni delle campagne elettorali sono un'altra cosa. Quando si è là, bisogna fare i conti, bisogna essere responsabili, bisogna vedere quali sono gli equilibri internazionali, che non vuol dire essere per forza, come dire, a favore di questo o di quello, essere uguali a Draghi, uguali a Monti, No, uguali. no, no, Vuol dire prendere certo. atto di una situazione che va governata assolutamente. Quindi sono d'accordo con te, credo che ci siano delle analogie dovute proprio alla situazione oggettiva, alle emergenze oggettive che erano quelle che facevano dire a molte persone sarebbe meglio aspettare piuttosto che votare di corsa e votare a ottobre, aspettare una fine ordinata in modo che Draghi finisca il percorso. Dopodiché è andata così e chiaramente poi quando ci sono le elezioni è il momento è più importante della democrazia e va benissimo così. Ora Giorgio Meloni deve affrontare questo, deve sapere e sa perfettamente che diciamo, governare, prendere decisioni non è più fare comizi, non è No. più dire che tutto va male, tutto è risolvibile perché i problemi sono tanti. Quindi c'è un'analogia e io sono anche contento che ci sia, se posso esprimere un'opinione personale, perché credo che il percorso che può svolgere Giorgia Meloni è un percorso importante. Diciamo che questa è la prima volta che la destra italiana arriva al governo ed è un passaggio al di là di se uno è di destra, di sinistra, di centro, è quello che ciascuno di noi ha votato, spera e pensa nella propria vita. Però è un passaggio perché va a completare un percorso. C'è un partito che è sempre rimasto fuori, diciamo, Sì. dalla guida, anche se ha partecipato a coalizioni, che a questo punto ha la responsabilità in mano di governare questo paese. Lo farà bene, lo farà male, non lo sappiamo. Però lo dovrà fare e questo sarà una crescita e credo che Giorgia Meloni sia più avanti anche del suo stesso partito per alcuni elementi della sua visione del paese, proprio perché ha il problema di governarlo e quindi per governarlo ci vuole serietà, competenza e ci vuole soprattutto stabilità nelle relazioni internazionali, che è quello, il discorso da cui siamo partiti. Noi non Esatto. possiamo prescindere dall'Europa e dalla NATO, possiamo dire che alcune cose non vanno bene, possiamo lavorare per cambiarle e questo è stato fatto, sarà fatto anche dalla Meloni, dal suo governo, ma noi lì dentro siamo, senza questi due elementi, purtroppo in un mondo globalizzato e radicalizzato come adesso vediamo con da una parte Russia e Cina, che hanno una posizione per noi minacciosa, evidentemente minacciosa, non soltanto per la guerra in Ucraina, ma per il desiderio di scassare il sistema democratico occidentale e liberale, noi dobbiamo stare di qua, non possiamo avere tentennamenti. Ok, no, io sono molto d'accordo con te, peraltro allora con un sorriso mi viene da dire in passato chiaramente le opinioni di Giorgia Meloni, così come anche di altri leader, erano profondamente diverse rispetto all'Europa, all'euro, però insomma basta, possiamo almeno rispetto alle parole che ha usato ieri, nette, possiamo cestinare quella sua visione che faceva parte evidentemente di un altro suo periodo politico e soprattutto in un periodo in cui di certo non aveva la responsabilità del paese sulle spalle. E peraltro, e così almeno mi riaggancio, ultima questione che voglio affrontare con te, a quelle che sono le sfide principali, le abbiamo già un po' toccate, però intanto la nuova manovra economica, da fare, insomma, perché bisogna presentarla all'Europa a proposito di rapporti con l'Europa. E quindi questo è il primo tassello, ma in contemporanea anche le questioni che appunto riguardano l'inflazione elevata, in Europa insomma siamo arrivati doppia cifra, in Italia siamo al 9%, e insomma credo che sia un problema che non allenterà e che tocca soprattutto beni di prima necessità,
alimentari, ovviamente gas e in generale l'energia, i servizi, insomma, e non ho neanche toccato tutti i punti. Bollette che devono essere aiutate, i consumi in un anno sono scesi del 10%, questo va a stroncare in modo evidente la nostra economia. Insomma, si trova veramente un fardello il nuovo governo importante. Da dove cominciare soprattutto? Ricorrere insomma, a un'economia in deficit, perché poi di fatto bisogna ragionare anche su questo, perché la coperta è corta. Prego. Guarda, hai detto benissimo, ed è tutto legato, è tutto legato, non è soltanto la manovra e poi altro, perché la legge di bilancio è la legge in cui il governo sostanzialmente può fare poi successivamente delle correzioni, ma immagina quello che spenderà, quello che incasserà, dove spendere, come spendere. È chiaro che l'acuirsi della crisi energetica, quindi l'aumento dell'inflazione, ha portato immediatamente dei costi maggiori sul prossimo anno. Basti pensare alla rivalutazione delle pensioni, che per fortuna in Italia, e quindi chi ha la pensione riceverà più denari da gennaio per una rivalutazione dovuta all'aumento del costo della vita, ma questo lo pagherà lo Stato con le sue tasche, lo pagheremo con l'emissione di nuovo debito. Il debito ne abbiamo già tanto e quindi adesso all'interno della manovra di bilancio il nuovo governo dovrà decidere dove mettere i soldi, dove mettere le sue poste, dove eventualmente risparmiare per trovare nuovi soldi. C'è il tema del reddito di cittadinanza, che è un tema enorme. Chiaramente è sempre più difficile, più la situazione economica va male e si prevede un autunno complicato, un inverno complicato, più sarà complicato andare ad agire e a togliere il reddito di cittadinanza a qualcuno se lo si vuole fare. È stata annunciata una riforma di questo. Insomma, sono delle scelte complicate che vanno prese adesso, perché poi dal 1 gennaio scatta il tassametro delle spese. Quindi Certo. si tiene tutto insieme e i conti sono quelli, le compatibilità sono quelle. L'Europa, per fortuna, come è successo con la pandemia, mi sembra che stia ragionando, al di là della battaglia sul gas, che chiaramente vede ancora delle difficoltà con la Germania e l'Olanda, ma in generale l'Europa sta ragionando di proseguire su una politica, diciamo, più aperta nei confronti del nuovo debito comune per fronteggiare anche la crisi energetica. Non sarà magari lo stesso percorso che ha fatto la pandemia, ma ci sarà sicuramente uno spazio di bilancio che verrà concesso ai paesi. Quindi là si potranno fare dei ragionamenti. Però, appunto, come dicevamo, tutto si tiene dalla previdenza al fisco, alle tasse sul lavoro, all'IRPEF, al reddito, quindi anche al welfare, e questo viene preso di petto, deve essere preso di petto complessivamente, non si può fare pezzo a pezzo, e sarà fatto nella manovra economica. Quindi un grande lavoro da fare in poco tempo con le compatibilità che sappiamo. Esatto, poi vedremo ovviamente anche come i mercati recepiranno le prime mosse del governo e soprattutto anche come verrà visto il nostro paese più a livello okay, internazionale europeo, ma anche a livello proprio internazionale, a livello mondiale, visto quello che sta succedendo. Vediamo quello che, scusa se ti interrompo, ma vediamo quello che è successo in Inghilterra. Sì. La nuova Premier è partita in quarta con un taglio delle tasse lineare, netto per tutti, per dare forza all'economia. È stata bastonata dai mercati, è dovuta tornare indietro. Io non avevo Infatti. visto un governo che in 2 giorni butta nella spazzatura una manovra economica con la quale si è rappresentata in maniera molto importante, perché i mercati non ti fanno più sconti, i mercati non sono delle persone che fanno dei complotti, perché abbiamo sempre detto vogliono affossare l'Italia. È successo anche con l'Inghilterra, che non è nell'euro, ha una sterlina molto forte, quindi non c'è la burocrazia europea contro, è nel mercato e i fondi pensioni l'hanno messa in ginocchio, perché l'economia è questa, può non piacerci, ma è questa qui. Quindi se andiamo fuori dagli schemi, dalle regole, e spendiamo e espandiamo, i mercati ci puniscono. Grazie a Luigi Contu, direttore ANSA. Naturalmente seguiamo sempre le vostre notizie. Ci risentiamo presto dopo i primi passi del governo. Appunto, dalla Molto settimana volentieri. prossima ci sarà sicuramente più materiale su cui basarsi. E, ti aspettiamo presto. Grazie Luigi, buona giornata. Grazie Buona giornata direttore. a tutti voi, grazie ancora. Grazie.